Guarda, io oggi ho visto un video che mi ha rattristato molto. Ed era un brevissimo video di 50 secondi circa, di una videocamera di sicurezza, presumibilmente, in cui era visibile un ragazzo evidentemente ferito, tant'è che c'erano delle macchie di sangue a terra, con degli altri ragazzi che erano incappucciati, alcuni, altri no, che gli davano la mano a rialzarsi, per poi aprirgli semplicemente lo zainetto, svuotarlo e andarsene e lasciarlo lì da solo. Sì, l'ho visto anch'io, sì. Sì, un ragazzino di 16 anni era, cos'era? Sì, ma mi ha rattristato molto perché effettivamente a quel punto non so quale potrebbe essere, come potrebbe essere definita la natura di questi eventi. È difficile da capire perché è difficile semplicemente, secondo me, proprio capire in che condizioni di vita quotidiana vivesse questa gente, no? Cioè, questo che io non so bene. Quando ho vissuto a Londra ho visto persone di quel tipo, una volta andando a Brixton a un concerto, tornando indietro abbiamo rischiato volte in una rissa senza alcun motivo e sono cose che purtroppo un po' si respirano a Londra già da un po' di tempo, ma io non sono convinto che questo significhi il fallimento della società, della big society, come si è letto, o cose di questo tipo. Non... Mi sembrano un sacco di generalizzazioni scritte a tavolino, no? Cioè una Fiamma Nierenstein che sul giornale mi pontifica sulla fine della società multietnica. Fiamma Nierenstein cosa ne sa della vita quotidiana di questa gente? Non lo so. Solo per 40 anni a Londra, ma se non hai vissuto adesso a Londra, se non eri lì, se non li hai visti in faccia, se non ci hai parlato, se non c'è, boh, a me dà anche fastidio. Una delle idee che mi bazzicava per la testa l'altro giorno era che tutti dovremmo scrivere di meno e pensare di più, perché siamo in un'era in cui l'informazione ha una velocità straordinaria, c'è tantissimo da leggere. Io penso di non aver mai letto tanto in vita mia. E penso che sia un'esperienza comune a molte persone, e ciò nonostante non sto capendo di più del mondo dove vivo. Anzi, tante volte ho la sensazione di dover rincorrere quello che succede perché ci sono infiniti racconti, la maggior parte tutti uguali, peraltro. Stessa cosa, no? A me piacerebbe che ci fosse il coraggio anche nel giornalismo, anche nostrano, di dare valore alla lentezza, no? Cioè di dire, ok, oggi il giornale esce con 4 articoli invece che 30. Quei 4 domani magari usciamo con 60, hai capito? Però mi piacerebbe che ci fosse proprio il valore di dire: ok, oggi ho voglia di starmene a pensare. Oggi non scriviamo un editoriale su niente perché non abbiamo opinioni in materia. Perché devi avere sempre un'opinione su tutto? Cioè, è possibile che uno debba avere sempre un'opinione giusta? Cioè, giusto o sbagliato, ma deve sempre dire la sua. Non lo so, a me non sembra che sia molto fruttifero, anche perché poi la qualità dell'editoriale ne risente, no? Ci sono in continuazione un sacco di editoriali che onestamente se ne potrebbe fare tranquillamente a meno. A me piacerebbe invece che la gente si fermasse un po' più a pensare, scrivesse quando ha qualcosa da dire. E per un cronista naturalmente la cosa può non valere, perché se ci sono cose che succedono tutti i giorni. Ma per un editorialista, alcuni che scrivono veramente tutti i giorni, boh. Beati loro che hanno un sacco di pareri, non so che dire. Senti una cosa, quindi secondo te la rabbia di cui si parlava questi giorni e le generazioni arrivate alla disperazione, sono il frutto di un sistema economico che non funziona a livello anche sovranazionale, non solo inglese? Guarda, questo non te lo so dire, devo dirti la verità. Cioè, sicuramente il sistema economico è talmente prepotente nella nostra vita di tutti i giorni che condiziona anche il sistema valoriale. Questo penso sia normale, nel senso che il modo in cui abbiamo organizzato le nostre esistenze è strettamente dipendente dall'economia, per cui anche che sono collegati a un certo tipo di società può darsi che abbiano un impatto, no? Come ti dicevo prima, il fatto che loro andassero magari a cercare, che ne so, il DVD, la TV, lo smartphone, che ne so, potrebbe darsi che questo significhi che in effetti sono stati traviati dai valori cattivi del capitalismo, che invece dovremmo guardare a un altro modello di società, dovremmo andare verso la decrescita felice, dovremmo guardare a sistemi
che ne so, comunisti, paracomunisti, paraassistenzialisti. Ci sono un sacco di alternative. Il problema è che secondo me tutti vengono conto del fatto che il capitalismo vive di vita propria, questo è il problema. È un organismo che cammina con le sue gambe, che si evolve, che si istanzia in mille modi dovunque va e che sopravvive. Miracolosamente si adatta dove nella società giapponese capitalismo vuol dire una cosa, nella società tedesca ne vuol dire un'altra, in Italia ne vuol dire un'altra ancora. Non conosco un altro sistema economico che sia così adattabile, che fornisca un tipo di sostentamento, diciamo anche, no? Alla popolazione, e ti dirò, io non vedo questa alternativa sociale forte o migliore in un senso forte, no? Cioè di dire ok, questa società è veramente, almeno sulla carta sembra che combattiamo per ottenere questo. Io non mi piace pensare a rivoluzioni sociali di questo tipo. Mi piace pensare che invece le persone dovrebbero fare ciascuno il meglio che possono, e penso che tutti dovremmo essere responsabili delle nostre azioni e cercare di vivere la vita quotidianamente come se fosse veramente, cioè come se fosse veramente una cosa talmente importante per cui devi dare il meglio di te, anche se non lo è, perché poi io da buon nichilista non lo so se è una cosa così importante. Però, a parte gli scherzi, io penso che se noi vivessimo in questo modo sarebbe una bellissima rivoluzione, molto più potente che qualunque rivoluzione pilotata da masse, dall'alto, dal basso, da elite, da ideologie, da libri. Le trovo cose profondamente puerili, anche perché poi nella storia hanno provocato un disastro di morti, un casino, tra l'altro nel nome di cose veramente atroci, che fossero religiose o non religiose, no? Che fossero sistemi economici, politici, di convivenza. È sempre una scusa per odiare l'altro, è sempre una scusa per massacrare, per soggiogare. Io non ho mai visto una persona che è in pace con se stessa aver bisogno di massacrare l'altro, una persona che è soddisfatta di quello che fa. Non... Per cui resto schifosamente individualista e capitalista. Purtroppo è parte della mia formazione. Senti una cosa, c'è chi sui giornali o comunque sui social media in questi giorni ha avanzato l'ipotesi che dopo il Cile, dopo l'Inghilterra, dopo la Spagna, sarà anche il turno alla volta dell'Italia Ah, ad arrivare io agli sa. Italian riots. Tu che cosa ne pensi? Ma bisogna capire se c'è da augurarsi, appunto. Cosa vogliamo ottenere facendo una rivoluzione di piazza o facendo anche quello che hanno fatto gli indignados in Spagna? Non lo so. Se è un'azione dimostrativa, non so che cosa c'è da dimostrare, nel senso che mi sembra che sia abbastanza chiaro che questo paese è alle corde, è completamente alle corde. E soprattutto per quanto riguarda i giovani, io penso che sarebbe naturale e sarebbe anche fisiologico e sano sicuramente se andasse in piazza a protestare e si alzasse di quello che sta di come sta succedendo. Però non so se augurarmelo, ecco, devo dirti la verità. Non so se augurarmelo perché non saprei dirti se quello che ne esce sarebbe migliore oppure peggiore. Perché vedo in giro un sacco di populismo, un sacco di volontà di andare dietro alla folla qualunque cosa dica, e questo è pericoloso. E purtroppo vedo poca volontà di riflessione critica personale, no? E anche qui torna il tema dell'individualismo, no? Cioè, le cose uno dovrebbe pensarle da sé, e prima di tutto valore a dire ok, mi stanno proponendo questo, no? Cioè mi stanno proponendo questa cosa degli indignados o questa cosa delle rivoluzioni nei paesi arabi come bene, la gioventù migliore, loro sì che tengono i loro diritti, va bene, può darsi che sia vero, ma guardiamo i fatti anche, no? Cioè che cosa hanno ottenuto, cosa stanno ottenendo nei paesi arabi, non lo so. È una cosa complicata, non è così semplice dire beh sì. Ecco, una delle cose, per esempio, che a me mi ha sempre allontanato Viola, con cui in alcuni casi ho anche degli ottimi rapporti personali, persone che erano dentro o fuori, mi avevano anche invitato sul palco. Cioè, è ormai più di un anno che ci confrontiamo anche quotidianamente, quindi
è una comunque un'esperienza che io giudico positiva, però voglio dire, loro avevano organizzato questa cosa dicendo chiediamo le dimissioni di Berlusconi e poi non ci interessa cosa succede, no? Ma, io non lo so, io non faccio politica, faccio giornalista, per cui mi limito a dire se il governo se ne andasse sarebbe un bene perché ormai non è più credibile. Qualunque altra cosa andrebbe bene perché ha una credibilità, però secondo me questo è già un ragionamento di dire psiconano dimettiti e poi chi se frega, cioè, soprattutto se tu vai in piazza motivato ideologicamente, cioè motivato politicamente, no? Cioè avrai un'idea di società che tu vuoi, con cui tu vuoi contrastare quella di Berlusconi, ammesso che esista un'idea di società di Berlusconi, anche qui secondo me si è romanzato molto, Insomma, però. una visione più liberale, liberista, piuttosto che capitalista, insomma. Sì, sì, diciamo così, sì, esatto. Io sono liberale sicuramente, liberista non lo so perché naturalmente poi liberismo anche questo vuol dire un sacco di cose, no? Cioè, liberismo all'europea è un misto, non si capisce bene la testa, l'inizio e la fine, no? Con sistemi invece più vicini a, che ne so, allo stato sociale e a sistemi di questo tipo. Però devo dirti la verità, secondo me bisognerebbe andare in piazza. Si può andare in piazza, ecco, diciamo così, è importante come si va in piazza. Se si va in piazza con i forconi a chiedere la testa del tiranno senza sbattersene di che cosa verrà dopo, secondo me può venirne uno perfino peggiore. Se si va in piazza invece con la consapevolezza che quello che stiamo facendo è un sintomo, è un segnale, è una cosa che vuoi fare tu perché ci credi profondamente. E saresti andato in piazza anche da solo, e saresti andato in piazza anche se fosse stato impopolare, no? Il Ecco, rischio allora. Robespierre, insomma. Cosa? Il rischio Robespierre, per Può dire. darsi, sì, non lo so. Però secondo me, ecco, questo a me ha fatto un po' paura, no? Cioè, questa è la classica proprio mob mentality, cioè uno dice una cosa, tutti ci vanno dietro e le domande non ci sono, no? Un po' questo si è visto anche con. Vabbè. Via non tanto, ma col caso dei referendum un po' si è visto, cioè su alcuni dei quesiti c'erano delle domande da farsi e invece c'è stata proprio anche sui social media una quasi, si può quasi chiamare propaganda, no? Poi per il bene, perché poi alla fine ha portato un disastro di persone a votare una cosa che non si vedeva da, mi sembra, 25 anni, una cosa di questo tipo. Però siamo sicuri che tutti votavano 4 sì, tutti avevano la stessa opinione sul legittimo impedimento, sull'acqua, sul nucleare. Senti una cosa, quindi non sei d'accordo sul fatto, su quello che si diceva appunto all'epoca dei referendum, cioè che la rete non sposta un voto? No, io penso che qualcosa abbia spostato. Penso che qualcosa abbia spostato, non è difficilissimo quantificare, cioè, c'era stato un timido tentativo, adesso non lo ricordo, ma non aveva prodotto percentuali o stime, mi sembra. Però secondo me qualcosa ha spostato, perché ormai i numeri sono tali per cui la possibilità di esposizione alla notizia c'è il referendum, vai a votare così, è alto. Cioè, per cui secondo me qualche cosa ha influito, io non lo so, ricordo che mi sembra che Sofri fosse più scettico su questa cosa, se non ricordo male, però io penso che qualcosina abbia potuto spostare, anche perché veniva da un periodo in cui comunque i social erano veramente in fermento, tra l'entusiasmo pro Pisapia e. C'era Sì. veramente, c'erano, c'era stato finalmente, tra l'altro, anche una meravigliosa presa di coscienza da parte dei social, scusa, dei media tradizionali, cioè di dire, ah, guarda, forse effettivamente non si postano soltanto le foto del gattino, no? Le vacanze o passano il tempo a insultarsi, a dirsi quanto fanno altro, forse fanno anche qualcos'altro, in effetti fanno anche qualcos'altro. Sì, era Mantellini che diceva appunto che aveva scritto quel post all'epoca in cui diceva che la rete non sposta un voto, Sì, sì, riferendosi sì. appunto a questo fenomeno.